Adesso andiamo giù a scavare, direi di mettere una torcia qua per sicurezza, per vedere appunto. Ecco, là già c'è del carbone, già visto del carbone, questa è una buona cosa perché vuol dire che almeno un po' l'abbiamo già recuperato, anche se pochissimo. Sta attenti a non far salti, che potrebbe dire la nostra fine. Merda, merda. No, no. Vai via, vai via, vai via, vai via. Mamma mia, un creeper è già esploso. Intanto qua prendiamo un po' di pietra. Oddio, c'è pure dell'acqua qui sotto. Ok, adesso andiamo avanti. Alla ricerca del ferro. Proprio quello che speravo di non trovare, però alla fine abbiamo fatto. Vedo della loot. No, siamo usciti. Un altro buco, ok. Per di qua si può uscire se mi metto a farlo, ma non ora. Perché per il momento meglio di no. Ah, lì poi è esploso. Guarda quante torce sono esplose invece. 9. No, non ho perso un po' dopo. Non ce ne sono 20. Serio? Effettivamente. E io adesso direi di andare a esplorare verso di qua. Perché finora abbiamo trovato solo carbone. Ma che cavolo? Eccolo là, l'ho visto! Via. Ehi, buonanotte. Sono pieno di frecce, non c'ho cibo e dovrei tornare indietro. E non c'ho neanche un'armatura. Ma il problema è che adesso, cioè, sono praticamente collegato. E intanto di prendere il carbone. Sbagliato. Quindi carbone. Qui ce n'è ancora. Oh, guarda l'altro carbone. E la madonna, guarda quanto. Tutto, non ce n'è. Ok, sopra. Sì, sopra ce n'è ancora. Però siamo arrivati a 31, non è poco. Qui ha finito il pollo, esatto. E direi anche che sarebbe meglio mangiarcelo. Ok, noi non abbiamo trovato pecore, quindi non abbiamo ancora fatto sul letto. Io direi di andare avanti in miniera e cercare di ammazzare lo scheletro che c'era giù. Quindi abbiamo pure l'acqua. Ma sei ancora lì? Ma dov'era il DPP? Eccolo là! Ok, adesso siamo un po' nella merda perché appunto siamo respawnati. Eravamo andati di qua, mi sembra. Un creeper no! Un creeper no! No, no, no. Ok, siamo nella merda perché non avendo fatto il letto. Quella però è lava, non sono cose che avevo piazzato io, giusto? Appunto, questa è lava e non c'entra un fico secco. Allora aspetta, eravamo passati per di qua. Sì, mi ricordo questo. Adesso però passaci. E non so neanche dove minchia eravamo andati. E non mi sono neanche preso le coordinate, giustamente. No, 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 no. Slenderman, no. No, i baby zombie. No, ancora te, tu sei il parente dell'altro. Dovete morire male. Le rose, sì. Rose erano... C'ero passato, mi sembra. Erano tipo vicine. Qui vicino, quindi dovrebbe esserci casa mia in teoria, giusto? Queste qua erano. Credo. Sì. Sì, 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 sì. Abbiamo ritrovato la strada di casa, ok. Allora, di qua era il buco che aveva scavato in cerca. No, buono, buono lupo, bravo. Ok, eravamo andati di qua. Che la nostra casa era lì sopra. No, avremmo perso un botto di roba. C'erano 3 minuti da quando si muore. Via, 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 devo recuperare la roba, devo recuperare la roba.
No, c'è ancora tutto. Non so se c'è proprio tutto tutto. Ok, allora, il carbone c'è e c'è anche. Ok, abbiamo recuperato tutto. Io direi però di andare a mettere al sicuro super di là, appunto, e si sale là. Ok, intanto chiudiamo la porta per non rischiare di far entrare brutte persone, che non si sa mai. Ok, io direi di mettere via la mela. Qui abbiamo un nuovo in caso dopo da usare. E questo non ci serve. La pietra di tenerla. C'è uno scheletro. Sentite uno scheletro. Io direi di mettere a cuocere il pesce. Ok, io adesso direi di andare a vedere cosa c'è di là. Allora, io direi di mettere il penultimo e di bloccare l'uscita d'acqua. Appunto, lo scheletro non voglio. Ok, se non facciamo fuori quello scheletro di merda. No, ho ammazzato quello dello scheletro. Di qua era subito su per la collina. Là. Devo muovervi, ho meno di 3 minuti. E di qua. Là, eccoci qua. Già visto. Muoviamoci, veloce. Non voglio riperdere tutto. Tu bastardo, vieni qua. Muori. Dove cacchio sei? Muori! Muori! Ecco! E questo è stato ammazzato, adesso c'è pure l'osso per i cani. Tutta la roba in teoria veloce. Dovrebbe essere stata qui intorno in teoria. Ok, lì è l'entrata che ho fatto io, qua non c'è più niente. Vi direi di vedere cosa c'è. Dell'altro carbone! Ma. Ho tutto? Non ho tutto, sì, forse ho tutto. Del ferro! Buonissimo, abbiamo trovato il ferro. Sì, direi di poter prenderci. Abbiamo già fatto una. Abbiamo trovato una miniera all'interno della nostra casa, praticamente. E abbiamo già trovato il ferro. Benissimo. Devo contare che io non sono bravissimo a sto gioco perché è in creativa, di fatto è la prima volta che mi impegno. Perché a me. Cioè, ci giocavo da piccolo, c'è tutto sto gioco, quindi giocavo ogni tanto in creativa, ma. Più o meno dai, non stiamo facendo male. Qui intanto c'è altro carbone. Io direi di poter anche avanzare con la miniera appunto qui sotto, perché comunque siamo già abbastanza bassi. Prendiamo altro carbone. Che okay, io direi con l'osso di provare a domesticare un cane. Siamo arrivati da di qua, giusto? Sì, ok, perfetto. C'è pure altro carbone qua. Per sicurezza non vorrei dei creeper o degli zombie. Qui. Cosa c'è? Ah, altro carbone, perfetto. Guarda un po' che bello. Perfetto. Qui ce n'è ancora, come si aspettavo. Ancora, guarda. Ecco, la miniera io direi di farla andare giù da qui. Perché qui c'è molta roba, appunto. Adesso, vabbè, stiamo perdendo un po' di vita, ma vabbè. Abbiamo fatto fuori lo scheletro, bastardo. Qua stiamo andando sempre più giù e, beh, e troviamo sempre più carbone. Lì ce n'è ancora. Qua poi ce n'è ancora anche da sto lato. Guarda quanto. Cioè, alla fine era tutto qua sotto. Non serviva neanche andare tanto in giro. Il carbone era qua sotto. Perché per trovarlo ci servivano le torce. Anche qua. Mamma, guarda quanto. Tutto qua alla fine. Ok, siamo morti 2 volte. E basta per il momento. Direi di usare la terra tanto. Vabbè, però direi di allargare anche il buco d'entrata. Abbiamo finito. Ok, adesso abbiamo abbastanza risorse da poter riuscire a campare per un po'. Il pesce ha finito. Abbiamo un carbone in più. Abbiamo già 64 carboni. Direi di metterlo anche via. 64 carboni. L'osso adesso proviamo ad andare a domesticare un cane. Le torce le teniamo. La terra anche. Questo non ci serve. Ok. Io direi adesso di provare. Poi quel ferro che abbiamo preso. Aspetta, abbiamo preso del ferro, giusto? Sì, ok, abbiamo del ferro. Direi di. No, non puoi perdermelo così, ok? Direi di. Mettilo a scaldare.
Così dopo abbiamo già il ferro pieno. Cioè, tutti i cani che c'erano qui prima, mi dite dove sono andati, no? Adesso che ho finalmente l'osso, vediamo. Stai fermo. Ecco, pure sbagliato. Bau bau, venite qua, c'è l'osso io, sono bello. Vabbè, anche l'acqua ce l'abbiamo anche qui. Ma comunque c'è bella sorgente in casa, possiamo dire. Faccio non morire subito, aspetta. Dove eravamo andati prima di qua? Bau bau, venite qua. Eccolo là, mi sembra di averne visto uno. Ok, forse non ci vuole poi così bene questo cagnolino. Gli ammazziamo la mucca. Eh sì, lo so, non bisognerebbe farlo con l'ascia, però. Perché altre due colpi questa ci vuole? Ok, allora, abbiamo ammazzato tre mucche. E quasi addestrato un cane. Adesso qui siamo impediti, ma sono solo dei pezzi. Ok, sempre si è abbastanza bene. Qui c'è un altro cane. Il problema è che l'altro ci ha mangiato due ossi ed è ancora lì. E ci odia ancora. Ok,